BlackBerry Bold 9007 va ad affiancare il primo Bold al top della gamma BlackBerry. Esatto, BlackBerry Bold 9007 succede al primo Bold, ma non lo elimina, il primo Bold rimane nel nostro portafoglio prodotti, oggi affiancato dal Bold 9007, che è un prodotto che rifacendosi nello stile, nelle caratteristiche, nel posizionamento del primo Bold, migliora tutte le sue caratteristiche, a partire dalle caratteristiche fisiche, oggi molto più snello, più portatile, più leggero, lo stile molto più lineare, però gli elementi iconici dello stile rimangono, come le bandelle d'acciaio sulla tastiera che nascono e traggono ispirazione dai tasti di una chitarra elettrica, al back che prima era un intero back in similpelle, oggi abbiamo una patch in pelle che ricorda un po' uno degli stilemi del Bold e che ne definisce un po' anche il target, che è sicuramente prevalentemente maschile piuttosto che femminile, e tutta una serie di caratteristiche che vanno dal raddoppio della memoria, sia flash che RAM interna, e sia anche quella fisica, che oggi raggiunge 2 GB interna, espandibile fino a 32 GB grazie a memorie micro USB esterne, e fino alle caratteristiche software. Oggi abbiamo il sistema operativo 5.0 che sfrutta pieno le nuove caratteristiche 5.0, come ad esempio l'instant messaging 5.0 con i BlackBerry Groups, oppure le caratteristiche del Bass 5.0, come ad esempio la possibilità di accedere a cartelle remote, downloadare, modificare i file da cartelle remote e riuploadarli, oppure aprire allegati anche da richieste di appuntamenti in calendario, forwardare appuntamenti in calendario. Sono tutte funzionalità che oggi migliorano e completano l'esperienza mobile BlackBerry, sincronizzando direi quasi la totalità delle funzioni desktop presenti nei vari server come Exchange, Lotus, Groupwise. Oggi annunciamo l'arrivo ufficiale in Italia. Quali sono gli operatori che lo porteranno sul mercato e con che prezzo? Beh, come al solito definire un prezzo è difficile, viste le complessità delle offerte tarifarie degli operatori che variano di caso in caso. Se prendiamo come riferimento il prezzo al pubblico retail, quindi per il consumer prepagato, sarà di 499 euro, più o meno allineato su tutti gli operatori. Per quanto riguarda la disponibilità, appunto, sarà con tutti gli operatori mobili italiani.